Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Egozzo, come state? Spero tutti alla grande. Dopo una pausa di una settimana avevo detto che purtroppo sono stato in vacanza, ho avuto manco modo di organizzarvi video perché tra lavoro e altre cose e tutto il resto c'è stato veramente poco tempo dato, sono pure tornato senza voce, mi fa male la gola, lo schifo più totale. Però ragazzi, oggi iniziamo subito con il nostro Ronaldo Junior. Non skippate la intro perché a fine della intro di questa cosa qui vi devo dire una cosa molto importante che vi interessa, veramente molto importante. Allora ragazzi, vi dissi che Ronaldo Junior doveva avere un prototipo di Mercedes anche lui futuristica perché l'aveva vista. Quindi non ci resta altro che vedere Ronaldo Junior se riuscirà a far pace con suo padre proprio grazie a quest'auto futuristica e vedere come vanno le cose. Vi voglio informare di una piccola cosa, che da adesso in poi, ragazzi, attenzione, lo dirò anche in un altro video, sono disponibili gli account moddati di Fortnite. Sì, avete capito bene, io ho sempre fatto gli account moddati da sempre di GTA e chi mi conosce sa che sono stato il miglior modder in Italia, e ad adesso ragazzi iniziano gli account moddati di Fortnite. È l'inizio, ci sono certe cose sì, certe cose no, però ragazzi sono iniziati. Quindi se siete interessati ragazzi trovate tutti i link in descrizione, potete scrivermi prima cosa preferisco sulla pagina Facebook oppure sul mio profilo Facebook oppure su Instagram, che lascerò tutto quanto in descrizione. Quindi mi raccomando ragazzi, andate a vedere perché ci sono gli account moddati di Fortnite, finalmente sono arrivati. E i più fortunati potranno addirittura avere la Renegade, Ghoul Trooper, Skull Trooper, le Iconic e tutte le skin più rare che ci sono. Ronaldo Junior vi dà un buon pomeriggio a tutti, non so a chi ora state vedendo il video, buonasera, buonanotte e tutto il resto. Allora, vi dico oggi che cosa andremo a fare. Ci ha chiamato Simon perché mi ha detto che ci vuole vedere un attimino. Io non so sinceramente cosa vuole, però ho sentito che mio padre, si dice in giro che mio padre abbia preso una nuova auto che nessuno abbia. Forse mio padre ha fatto questa cosa perché vuole che io torni a casa, ma si sbaglia di grosso, perché ragazzi io e papà non ci vediamo quasi da un mese. Cioè veramente è brutto da dire, però Ronaldo Junior e suo papà hanno litigato da un mese. Tra l'altro ragazzi non si può fare niente perché non lo so, forse mio padre mi ha fatto chiamare apposta, ma se c'è mio padre ragazzi io me ne vado subito, ve lo dico, me ne vado subito. Intanto ragazzi, che vediamo cosa Ronaldo Junior gli verrà proposto. Io vi invito tutti quanti a seguirmi tutti su Instagram, come fa Ronaldo Junior, che prende il suo... La cosa è semplicissima ragazzi, basta cercare Real Anthony, venirmi a seguire e potete avere la possibilità di essere salutati da Ronaldo Junior in tutti i prossimi video. Albert, dove stai andando? Vabbè, quel ragazzo è stupido. Ragazzi, vedo mio padre, dov'è il trucco? Simon, perché mi hai portato a chiamare? Mi hai fatto chiamare al telefono dicendo che mi volevi vedere. Io pensavo sinceramente ci fosse mio padre. Chi è questo signore qui? Scusi signore, chi è lei? Non sto capendo niente, volete parlare o non mi incazzo? In breve ragazzi, Simon sta dicendo la stessa cosa che ha detto a Cristiano Ronaldo, ovvero sia che questo qui accanto è il CEO di Mercedes-Benz, uno dei tanti, e che stanno creando delle auto futuristiche, di cui una l'hanno data a Cristiano Ronaldo, che è il maggior influencer, in modo tale da potersi farsi vedere da tutti e che era il più hype, e aveva l'intenzione di dare l'altra a me perché hanno creato il primo prototipo, ve la faccio vedere, infatti Albert già se n'è innamorato, di mini auto di Mercedes. È il primo prototipo che Mercedes sta cercando di creare proprio per chi ha più... è più piccolo, per chi ha 16 anni, 15 anni. L'unica cosa dice che purtroppo l'auto è ancora un prototipo e sì, ce la vogliono dare, soltanto che ancora penso dobbiamo aspettare qualche mese. Cosa? Qualche mese? Che ci posso venire a fare? Ma sei scemo? Cioè tu mi fai vedere un'auto della Madonna così, mi dici che devo aspettare qualche mese e pretendi che io non te la rubo? Assolutamente no. Tu stai parlando con Ronaldo Junior. Tu stai a parlare con Ronaldo Junior. Dice che purtroppo per vari motivi l'auto deve essere finita di essere, non più che aggiustata, revisionata, perché come detto è un'auto prototipo, ancora bisogna cercare di capire bene se funziona e tutto il resto. Ma sì, funziona, stai tranquillo, stai tranquillo. Oh, si stanno incazzando. Ragazzi, Simon si è incazzato e si sta incazzando anche il CEO, dicendo che questo non è assolutamente un gioco, è un prototipo che costa milioni e milioni di euro e non si fida nemmeno ad affidarla in mano a un bambino di 13 anni scannati, figurati se deve regalarcela, anzi dice che poi bisogna restituirla. Sì certo, guarda, la restituiremo sicuramente, questa farà parte, andrà a far parte del mio garage. Quindi ragazzi, il CEO ci sta dicendo di aspettare
e che ci ha convocato qui soltanto per darci l'annuncio. Chiamano per dirmi che c'è un'auto futuristica fighissima che costa milioni e milioni di euro, forse addirittura più della Lamborghini Supreme, e poi mi vengono a dire che non posso prenderla. Voi avete trovato pane per i vostri denti, porca miseria. Adesso è l'ora di tirar fuori il vero Ronaldo Junior. Che ora è? Ancora le 4, meno 20, dobbiamo aspettare, ragazzi. Dico già da adesso che come prima cosa sono le 10:40 e mi sono veramente rotto il cazzo, scusate la brutta parola, scusate il gergo, perché porca miseria, sono 4 ore che stiamo aspettando e lì c'è ancora Simon che stava parlando con un tizio che se n'è appena andato e c'è un traffico della Madonna. Allora io come faccio a rubare un'auto prototipo da 20 milioni di euro, perché mi sembra che valga tanto, con questo macello e con il proprietario ancora fuori dal Deluxe Motorsport? A me mi sta girando veramente il fischietto. Abbiamo tirato diverse persone dentro. Il problema è che per l'appunto non devo farmi vedere anche da certa gente che si è messa qui a vedere, a cercare, attirata magari dal prototipo di auto futuristica. Intanto Simon è lì tipo imbambolato, magari non giù, nasconditi, ecco. È lì imbambolato a aspettare che se ne va. La cosa che mi fa pensare è che il tipo ha detto che non è un'auto che si può rubare, non capisco perché. Boh, vabbè. Io non c'è auto che io non possa rubare, sinceramente, ragazzi. Vediamo se riesco a sfondare la porta vecchio stile. Vai, Ronaldo Junior. Sfondala. 2, 3, colpo segreto. Ok. C'è stato più facile del previsto. Cosa? Non è scattato manco l'allarme. What? Perché? Solitamente scatta l'allarme lì, ragazzi. Cioè, l'ultima volta è scattato l'allarme. Vabbè, chi se ne frega. Senti che non è scattato l'allarme, non è scattato nulla. Non ci credo, ci sta. Oddio, che sta succedendo? Ragazzi, il contachilometri è totalmente glitchato. Albert ci sta dicendo che forse non dovremmo rubarla perché è stato troppo facile. Cioè, vedete, basta che ce ne andiamo. E dice che potremmo rischiare qualcosa. Non so perché, che cosa dovremmo rischiare? Forse era per questo che diceva che il prototipo non era ancora finito. Non capisco quale sia il problema. Cioè, ragazzi, non riesco a controllarla, guardate. Oddio, forse abbiamo fatto una cavolata. E adesso? Cioè, ragazzi, non riesco proprio ad avere proprio il controllo. Cioè, non si riesce a guidare. Forse erano le ruote. Oddio, sto spaccando tutto, però è strafiga, ragazzi. Vediamo, proviamo ad accelerare, vediamo che succede. Oddio, ragazzi, non ci credo. È il primo modello di auto futuristica concepito da Mercedes-Benz a livello elettrico, ossia a idrogeno, che non è in grado di emettere alcun rumore. Cioè, sentite quanto è silenziosa. Beh, io l'ho usato perché ho le cuffie, ma mettetevi le cuffie e sentite quanto è silenziosa. Devo premere quei tasti lì e provare a vedere. La polizia, vabbè. Ma la cosa che non credete ai vostri occhi è, guardate, guida da sola. Sta guidando, oddio. Che diavolo? Sta guidando da sola, ragazzi. Sta guidando da sola. Abbiamo settato tramite il GPS navigatore un posto e sta letteralmente guidando da sola. Tralasciato che abbiamo la polizia dietro. Oh, ragazzi, è spaventoso. Cioè, guardate, senza mani. Abbiamo 2 stelle, forse per il fatto di aver rubato l'auto. Guardate, l'auto di Gesù Cristo, ragazzi. Ha tutti i neon incorporati, blu, rosso, giallo, che ovviamente escono dei cerchioni in lega. Cioè, ragazzi, quest'auto è spettacolare. Stento, non so se mio padre. Frena. Non so se papà. Oddio, sto andando, ma faccio un incidente. Non so se papà ne ha avuta una simile. Ma ragazzi, la mia è qualcosa di micidiale. Cioè, forse la mia è stata pensata apposta per i bambini. Perché, guardate che figata, ragazzi. Non so se vi rendete conto di quello che stiamo vedendo. Ci credo, cambia anche colore. Cambia colore della verniciatura. Come diavolo hanno fatto di dare un'auto così? Oddio, ragazzi, no, dobbiamo assolutamente scendere. Albert, devi scendere, dobbiamo fare una foto, assolutamente. Da cambiare i LED, cambia anche il colore dell'auto stessa. Oh, la polizia! Albert, la polizia, sali! Voi dovete lasciare mi piace a questo video, assolutamente. Quest'auto è l'auto del futuro. È la fottuta auto del futuro. Cioè, voi non so se vi rendete conto di quello che stiamo guidando in questo momento. E poi, oddio, piano. Non ci credo, non so che tasto io abbia premuto. Ma praticamente, oddio, salta! Cioè, ragazzi, è in grado di saltare. Oh mio Dio. È in grado di saltare. Oddio, c'è ancora la polizia dietro. Via. Non lo fare venire me. Pazzo Ronaldo Junior, pazzo.
Dio ragazzi, non ci credo. Può saltare. Cioè, non è che può saltare. Sembra che abbia tipo dei propulsori che gli permettono di sollevarsi di un metro e mezzo. No ragazzi, quest'auto è la fine del mondo, davvero è la fine del mondo. Voi non ci chiederete mai, ma mi si è praticamente spenta la telecamera e non me ne ero nemmeno accorto. Ma a un certo punto Albert ha premuto un tasto antigravità, la macchina ha iniziato a volare, cioè non volare, diciamo a fluttuare da qualche metro da terra, peggio del salto. E vedete che quando è arrivato a terra le sospensioni hanno attutito totalmente la caduta. Ragazzi, quest'auto è incredibile e pericolosa al tempo stesso, cioè veramente è qualcosa di micidiale. Avanti si è rotta, ammaccata tutta. Cioè, ancora ha cambiato colore. Ha cambiato colore. Prima era grigia, ora è viola, blu. Non so ragazzi, è un'auto fighissima. Anche se è rotta io me la tengo così, ragazzi. Cioè, vabbè, a riverniciarla non penso ci vuole assai. Perché comunque il peso che ci sia un meccanismo interno che faccia cambiare il colore. Ricordo di seguirmi tutti quanti su Instagram per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video, come farò da giugno. Venite qui, basta cercare @ariarentoni, ragazzi, mi raccomando, seguitemi, mettete mi piace e potete contattarmi per ogni cosa, quindi mi raccomando, non mancate. Io spero che l'auto futuristica rubata di Ronaldo Junior vi sia piaciuta. Ora spero che non la sgamino, o perlomeno la sgama mio padre. Per questo video è tutto ragazzi, qua è Ronaldo Junior, Omega, e presto ci rincontreremo con Cristiano Ronaldo. Per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Comunque quest'auto è la bomba.